Il Natale nelle frazioni di Bagnaripoli ha dato vita proprio a una bella festa. Il cartellone di iniziative preparato dall'amministrazione comunale insieme alle realtà commerciali e del volontariato del territorio ha riempito, colorato e riscaldato piazze e vie del capoluogo, di Antella, di Grassina e degli altri centri più piccoli. Una girandola di Babbi Natale e Befane hanno di fatto proposto un partecipatissimo show a cielo aperto adatto a tutte le generazioni, naturalmente con un occhio di riguardo verso i più giovani. Il Natale è infatti da sempre la loro festa, una magia che non si scorda e che coinvolge anche quando l'infanzia è solo un ricordo. Movimento e animazione nel Natale ripolese e ricerca della serenità in un periodo di festa emozionante e consapevole, dove la gioia di una ricorrenza che cattura credenti e laici ha saputo conciliarsi con la solidarietà e con gesti concreti verso chi ha più bisogno. La tranvia a Bagnaripoli. È stato recentemente proprio il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a tornare con energia su questo tema. A questo punto la parola tocca al Sindaco di Bagnaripoli. La tranvia per Firenze, per la città metropolitana di Firenze, rappresenta uno degli asset infrastrutturali fondamentali, più importanti, più strategici, e lo è anche per Bagnaripoli. L'investitura quindi data dal Presidente del Consiglio è senz'altro un passaggio molto importante che fa capire la necessità, anche l'importanza, di collegare la zona nord di Firenze con la zona sud, quindi Bagnaripoli. È importante non soltanto per il nostro comune, per il comune di Bagnaripoli, ma direi per un'area molto molto più ampia del Valdarno, la Val di Sieve, il Chianti, perché da qui si intercetta tutto il traffico cittadino che nelle ore di punta passa proprio dalla zona sud di Firenze. Quindi rappresenta un asset infrastrutturale importante, ma anche un intervento di politiche del traffico e della mobilità dell'area urbana della città metropolitana di Firenze estremamente importante. Quindi un'investitura che per noi è significativa, molto importante, e le condizioni, i modi per realizzarla sono di due tipi, come ricordava lo stesso Presidente del Consiglio ma anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Le possibilità sono due: passare sotto, un'ipotesi più suggestiva, passare sotto al centro di Firenze con due fermate in Piazza della Repubblica e Santa Croce, o in alternativa passare da Piazza San Marco e poi dai viali di circonvallazione. Sono estremamente importanti e significative entrambe le soluzioni. Noi aspettiamo lo studio di fattibilità che la Regione Toscana ha commissionato. Entro la fine del mese, massimo metà febbraio, avremo i risultati e quindi capiremo meglio anche quelle sono le prospettive. Dal canto nostro noi ci siamo messi in opera, abbiamo anche in questi mesi lavorato e siamo in grado urbanisticamente, secondo i nostri piani, i nostri strumenti urbanistici, di recepire quest'opera e le opere connesse. Ecco, parlava giustamente di strumenti urbanistici, proprio di questi mesi, diciamo, uno degli argomenti in discussione presso il Comune di Bagnaripoli è il nuovo regolamento urbanistico. Possiamo cogliere l'occasione per dire a che punto siamo con la sua definizione? Lo stiamo concludendo, finalmente daremo a Bagnaripoli lo strumento urbanistico di cui da tempo cittadini, imprese, famiglie attendono per avere le risposte alle esigenze che hanno espresso, alle esigenze del territorio. L'obiettivo che ci siamo dati è stato un obiettivo ambizioso, quindi realizzarlo nei primi sei mesi di questo mandato amministrativo, praticamente ci siamo, abbiamo sforato soltanto di un mese, di pochi giorni, e finalmente avremo, con il passaggio del Consiglio Comunale del 28 di gennaio e poi con un successivo Consiglio Comunale verso la fine di febbraio, chiuderemo finalmente l'iter ed avremo a disposizione i nuovi strumenti urbanistici per il territorio. Quindi un passaggio che si preannuncia importante per lo sviluppo di quest'area del comune di Bagnaripoli. Infrastrutture, regolamento urbanistico, andiamo a parlare un po' della questione delle risorse. La recente legge di stabilità ha avuto delle aperture importanti, ma anche delle problematiche. Diciamo che è stato forse usato, semplificando un po', il bastone e la carota, ci sbagliamo?
diciamo, la nuova legge di stabilità dà agli enti locali nuovi strumenti, nuove possibilità a partire dal diciamo da un superamento, un progressivo superamento di quello del patto di stabilità, sebbene ancora ne rimangano degli elementi che speriamo che possano essere rapidamente superate. Ci sono anche degli elementi di forte criticità, c'è ormai un progressivo azzeramento dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali. Certamente la situazione non è facile per gli enti locali, che devono individuare nuovi strumenti, nuove modalità, dovranno anche iniziare a ragionare in modo molto diverso rispetto al passato su come organizzare le proprie risorse, i propri bilanci e organizzare le proprie entrate. Noi lo stiamo facendo, ci stiamo mettendo, adeguando alle nuove sfide che ci attendono. Il bilancio che noi vorremmo anche approvare in tempi rispetto ai, diciamo, allo standard in anticipo, quindi entro la fine di febbraio, sarà comunque un bilancio che ci permetterà di dare quelle risposte al territorio, di non abbassare la guardia sui servizi, in modo particolare sui servizi sociali, sui servizi al territorio, quindi anche legati all'ambiente, e dall'altra parte non incrementare il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, anzi cercare anche delle iniziative che ci possono permettere di agevolare e di alleggerire il carico, soprattutto sulle famiglie e soprattutto sulle famiglie numerose. Per noi rappresenta una sfida, ma su cui ce la giochiamo e pensiamo di poter presentare in tempi brevi un bilancio adeguato a quelle che sono le esigenze di Bagnaripoli. Grande successo e sala consigliare Falcone e Borsellino affollatissima sabato 20 dicembre per la 7ª edizione di Una Vita Premiata, la manifestazione con la quale il Comune riconosce il valore, l'importanza e la grandezza delle storie individuali di persone che hanno attraversato e vissuto in maniera diretta gli ultimi decenni di vicende ed avvenimenti della comunità ripolese. Alla presenza del sindaco Francesco Casini, del vice sindaco Ilaria Belli e dell'assessore alla cultura Annalisa Massari sono stati premiati Luisa Fraguglia, dirigente politica e amministratore, Marcello 39, direttore didattico, Osvaldo Curandai, pittore, Rigoletto Fantappiè, tifoso viola storico che ha seguito la Fiorentina dai suoi albori, quindi Fabio Del Bravo, scrittore e regista, infine Felice Botta, artista dei legni poveri. I premi speciali dell'amministrazione sono andati poi al gruppo teatrale Gli Insuperabili, insieme ad Andrea Kemmerle, regista, e all'associazione Orizzonti Onlus Grassina. Premio alla memoria per Wanda Tofana Rimasi, fondatrice del Calci Chianti Fiorentino, mentre le letture sono state curate dall'attore Alessandro Calonaci. Il 19 aprile 2015 la Fratellanza Popolare festeggerà il quarantennale della fusione con la Croce d'Oro. Per quell'occasione stiamo preparando dei festeggiamenti e stiamo preparando una ricostruzione della storia dell'associazione della pubblica assistenza dal 75 ad oggi, e quindi sarebbero particolarmente preziosi tutti i documenti, foto, illustrazioni che ognuno di noi può avere nelle proprie case, illustrazioni che possono andare a documentare appunto gli eventi importanti degli ultimi 40 anni. La Fratellanza inoltre è impegnata ormai da 40 anni in un grande percorso di solidarietà popolare. L'attività sanitaria è quella dominante, ma poi ci sono tantissimi altri servizi in ambito sociale, quindi sono sicuro che tutti i cittadini possono trovare uno spazio per prestare la propria azione di volontariato all'interno della nostra associazione. Siamo con Alessandro Dei, coordinatore dell'indirizzo sportivo del liceo scientifico Gobetti Volta. Parliamo di questa novità che è stata introdotta quest'anno a scuola. Questa è una novità molto importante, è una novità a livello nazionale. Quando noi abbiamo presentato le nostre caratteristiche e le nostre proposte alla provincia di Firenze siamo stati, come dire, prescelti, unico in tutto il territorio provinciale, una provincia in tutte le province in Toscana, quindi 10 nuovi indirizzi. Questo nuovo indirizzo quali scopi ha? Quelli di creare intorno al fulcro delle attività motorie sportive di questi ragazzi
un contesto formativo che li porti poi a un orientamento universitario professionale che rispetti appunto il loro tempo sport e il loro tempo studio. È una scommessa e una innovazione molto importante. Perché? Perché non abbiamo riferimenti, fino adesso non c'era nessuna di questi indirizzi, e quindi noi siamo i primi e cercheremo di farlo meglio possibile. Siamo a Campigliano con Alessandro Gori, responsabile delle costazioni Quadrifoglio. Parliamo di riciclo rifiuti. Ci troviamo nell'ecocentro di Campigliano. In questo ecocentro tutti i cittadini possono conferire tantissime tipologie di rifiuti, dai più banali, dagli ingombranti, fino ad arrivare ai rifiuti pericolosi, quali le vernici o le batterie. Per qualsiasi tipo di informazione è disponibile il nostro sito www.quadrifoglio.org, e mi preme ricordare che tutti coloro che usufruiscono di questo servizio possono ottenere delle agevolazioni a livello tariffario sotto forma di uno sconto sulla tariffa parametrata alle quantità e qualità dei rifiuti che vengono conferiti, e quindi un grande beneficio per l'ambiente e un vantaggio anche per gli utenti che vogliono usufruire di questo servizio, di questo importante servizio. È stata riaperta il 15 di gennaio via di Belmonte, chiusa da alcuni mesi per uno smottamento stradale. Terminano così i disagi per gli automobilisti della zona a Monte di Antella, costretti a lunghi giri per l'interruzione della viabilità. I lavori di ripristino sono stati realizzati dopo che il comune di Bagnaripoli ha reperito i 40.000 euro necessari grazie a risparmi nei costi amministrativi. I prossimi interventi riguarderanno l'adeguamento del guardrail di via di Villamagna, quindi via del Bigallo e Apparita e l'abitato di Grassina.